Mediterraneo. Mare con una superficie inferiore all'1% di tutti gli oceani messi insieme, ma bacino importantissimo di cultura e biodiversità. In questo viaggio si racconta la storia dei grandi pesci pelagici del Mediterraneo, che da sempre hanno condiviso con noi questo mare. Nei mesi invernali, banchi di tonno rosso nuotano nelle fredde acque dell'Oceano Atlantico settentrionale, ricche di prede. Il tonno rosso, Tunnus tinnus, è una specie pelagica che può raggiungere oltre 3 metri di lunghezza e 700 kg di peso. Ogni anno intraprende un viaggio di migliaia di chilometri per raggiungere le acque calde del Mediterraneo, dove trova le condizioni ideali per la sua riproduzione. È nelle ore notturne che i tonni salgono in superficie per deporre le uova. Ogni femmina rilascia milioni di uova che vengono immediatamente fecondate. Gli embrioni hanno la dimensione di 1 millimetro e galleggiano in superficie. Dopo appena un giorno, una piccola larva di tonno è pronta ad uscire dal guscio per cominciare a nuotare. Delle 30 milioni di uova che una femmina matura può rilasciare in un anno, solo qualche esemplare riuscirà a raggiungere l'età adulta e intraprendere nuovamente questo incredibile viaggio. La migrazione del tonno rosso era conosciuta dall'uomo fin da tempi antichissimi. Sull'isola di Levanzo, all'interno della grotta del Genovese, su una parete ricca di raffigurazioni preistoriche, si trova la prima rappresentazione di tonno in Europa, risalente a più di 4.000 anni fa. Da allora, il tonno ha sempre ricoperto un ruolo importantissimo per le civiltà del Mediterraneo, che hanno via via sviluppato tecniche sempre più avanzate per la sua cattura. Un esempio ancora in uso è la tonnara, una complessa struttura di reti composte, suddivisa in diverse camere. Come un labirinto, la tonnara intercetta la rotta migratoria dei tonni per intrappolarli al suo interno. Anche se negli ultimi anni il numero di tonnare si è ridotto notevolmente, rimane ancora vivo il ricordo di questa antichissima tradizione. Per me il tonno è la vita, perché merette, mi ha dato da vivere, mi ha fatto gambare, qualche mazzata l'ha più puro, però sto bene. Si doveva cominciare 2 mesi prima a preparare le reti. Reti, cave d'acciaio, bove. E poi i primi d'aprile si cominciava a calare a mare. I tonni che entrano all'interno della tonnara vengono spinti verso l'ultima camera detta della morte. Al momento giusto, i tonnarotti cominciano a sollevare il fondo di questa camera e, scandita dal canto delle celove, ha così inizio il rito della mattanza. La prima mattanza che facevamo, a me mi veniva la pelle d'oca, ma veramente. Poi quando dovevi tirare i tonni dovevi stare attento, perché quando ti arrivava una quotata erano guai. Ma
Anche se ancora presente in Sardegna e in Sicilia, la pratica della tonnara è stata in parte sostituita da altre tipologie di pesca al tonno rosso. Una di queste è il palangaro. Compa Malegradoni, buongiorno. Autopesca Emanuele, lasciato il porto di Marsala verso ovest, destinazione pesca. Sì, sono uscito, sono 16, buon lavoro, le prossime, saluti. Questo è il filo lungo, circa 60 km. Abbiamo 5 coffe, all'incirca 60-70 km. E qua è il terminale dove viene posta l'esca. E si inizia a calare. Si cala 70 km per 1200 ami. Il palangaro è quindi un attrezzo composto da una lenza lunghissima a cui sono attaccati gli ami. Una volta giunti sul punto di pesca, questo viene calato in mare. La cala di un palangaro è un processo lungo che può durare diverse ore. Su ogni amo viene posta un'esca. Oltre alle esche tradizionali come sgombri e calamari, sono utilizzate esche artificiali, ben visibili e resistenti sott'acqua. Una volta che tutto il cavo e tutti gli ami sono in mare, il palangaro rimane in balia delle correnti, in attesa che si cominci a salpare. Questo è un processo ancora più lento. Bisogna fare attenzione a riporre la lunghissima attrezzatura all'interno della coffa, in maniera ordinata. Poco a poco si cominciano a tirare su i primi tonni, tratti in inganno dalle esche. Uno dopo l'altro, i tonni vengono issati a bordo e riposti all'interno della stiva refrigerata. Dopo alcuni giorni in mare, il peschereccio fa rientro in porto. Fissati gli ormeggi, arriva il camion del rivenditore all'ingrosso che si occupa della commercializzazione del prodotto. Ci si prepara allo sbarco. All'interno della stiva i tonni sono mantenuti ad una temperatura di 0,4 gradi centigradi. In presenza dell'autorità marittima, uno ad uno i tonni vengono pesati, misurati e infine caricati all'interno di un camion frigorifero. È importante che anche in questa fase il prodotto rimanga ad una temperatura costante, in modo da non interrompere la cosiddetta catena del freddo. La catena del freddo è una questione molto importante quando si parla di prodotti ittici in generale. Infatti, contrariamente a quanto si possa pensare, non è fresco un prodotto che è pescato da poco solamente, ma è fresco un prodotto che dal momento in cui è stato pescato al momento in cui è stato consumato è stato mantenuto ad una temperatura completa da 0,4 gradi. La freschezza è sicuramente uno tra i parametri principali che influenza la qualità del tonno rosso, ma non l'unico. Per questo genere di prodotto sono richiesti degli standard estremamente alti. Per tale motivo vengono condotti dei test di qualità che permettono di classificare i tonni secondo diversi parametri. Il sashibo è uno strumento di origine giapponese per prelevare dei campioni di tonno. Da questa piccola porzione un occhio esperto riesce a capire con esattezza la qualità del tonno che ha di fronte.
Il colore di questo tonno è buono, ma poco grasso. Quando è stato pescato, la temperatura corporea di questo tonno era molto alta. La carne presenta questo aspetto come se fosse bruciata e al tatto appare sfibrata. Questo tonno non ha molto valore. La temperatura corporea si è alzata troppo. Qui stiamo controllando la quantità di grasso presente nella carne. Bisogna capire se c'è tanto o poco grasso. Sì, questo va bene, va bene. Una volta selezionati, i tonni vengono preparati per la spedizione. Questa avviene per mezzo di contenitori isolanti che assicurano la freschezza del prodotto fino a destinazione. Per il tonno rosso abbiamo un documento molto importante che è l'EBCD, che rappresenta sostanzialmente il certificato di cattura del pesce. Questo documento accompagna il pesce durante tutte le sue fasi della commercializzazione, dal momento della pesca fino al momento di quando il prodotto viene venduto al consumatore finale. Di tutto il tonno in Italia, solo poco più del 20% è pescato con il palangaro e la tonnara. Il metodo di gran lunga più utilizzato è la circuizione, nota anche con il termine di tonnara volante. Navi da pesca si spingono in mare aperto alla ricerca di banchi di tonno che catturano con grandi reti a circuizione. Oggi i tonni catturati vengono successivamente trasportati vivi in grandi gabbie galleggianti che lentamente attraversano il Mediterraneo per raggiungere gli impianti di ingrasso. I pesci vengono trasferiti dalla gabbia di trasporto a quella dell'impianto. In questa fase viene determinato il numero e la lunghezza dei pesci per mezzo di una telecamera stereoscopica da cui si ottiene la stima del peso. In questo modo viene controllata la quota, ovvero la quantità massima di tonno che ogni barca è autorizzata a pescare. Negli impianti i tonni vengono accuratamente alimentati fino al momento della vendita. Grandi navi officina giapponesi giungono in Mediterraneo per acquistare gran parte del tonno degli impianti destinato al mercato asiatico. I tonni sono sacrificati con un metodo estremamente rapido. È importante che il tonno non soffra, ma non solo per una ragione etica. Lo stress provoca un aumento della temperatura corporea e un accumulo di acido lattico nella carne che ne compromettono la qualità. Giunti sulla nave officina, vengono immediatamente processati e stivati all'interno di immense celle frigorifere. A questo punto, centinaia di tonnellate di pregiato tonno rosso sono pronte per essere spedite in Giappone. Il tonno non è che ha avuto vita facile nel Mediterraneo. Prima di essere sotto controllo, ecco, perché non c'era limite. E allora il tonno era venuto veramente a mancare, perché con le tonnare volanti si faceva strage. Loro avevano aerei posti a Malta e gli veniva facile, trovava spesso il branco e chiamava queste barche. Una volta che calavano le reti si prendevano pure quelle piccole che erano nate l'anno prima, erano tonne da 20-30 kg, non è che erano tonne, e quelli lì i mercati non avevano, i giapponesi non li volevano, cercavano solo il grosso. Povere bestie, venivano distrutto un branco intero. Non era giusto quello che si faceva strage, perché si pensava il giorno quando l'avevi
quando guadagnava tutti quei soldi, ma non pensava per l'indomani per i loro figli pure, capito? Che una volta che leva razza. Tonne sparite. Si andava addirittura a fare 4 giorni di pesca prendendo 5-6 esemplari. Significa la pesca era finita. E ora invece il tonno? E ora con la quota tonno che c'è, i tonni sono controllati, c'è la capitaneria, finanza, carabinieri, tutte che controllano. Quello che posso dire oggi, quanti tonni ci sono? La crisi l'ho subita e non vorrei che gli altri gli tocca pure come è toccato a me di avere una crisi. Salvaguardare sempre la specie, l'uomo deve essere sempre equilibrato. Si deve stare attento come muoversi, perché se si comincia a fare stragi. ICAT, International Commission for Conservation of Atlantic Tuna in Atlantico e Mediterraneo, ha stabilito delle regole specifiche che riguardano la tutela per la conservazione di queste specie pelagiche nel Mediterraneo e nell'Atlantico. Per tale motivo nasce un programma di osservazione e di osservatori regionali su tutte le imbarcazioni che prelevano questa specie marina. I biologi marini vengono formati, prelevano le misure, i pesi, le biometrie, i campionamenti dei pesci che vengono catturati nei diversi sistemi di pesca. Il tonno ha dato dei risultati ottimali. Dall'anno scorso abbiamo iniziato la stessa attività anche per il pesce spada. In questo scenario il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha finanziato un progetto di ricerca al nostro gruppo che opera presso il Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università Politecnica delle Marche per lo studio della fisiologia della riproduzione dei grandi pelagici, in particolare del pesce spada, una specie ancora poco studiata. I risultati delle nostre ricerche illustrano in maniera molto chiara che stiamo catturando femmine immature, ovvero femmine che non si sono mai riprodotte, e questo sicuramente potrebbe essere alla base della forte riduzione dello stock ittico del pesce spada. È una situazione molto grave ed è una situazione alla quale bisogna trovare rimedio. Quindi bisognerà determinare un fermo pesca nel periodo riproduttivo, bisognerà sicuramente rivedere la taglia minima di pesca, bisognerà sicuramente muoversi verso anche una selettività della pesca, sviluppare nuovi metodi di pesca o favorire i metodi che attualmente ci sono di pescare individui adulti e non individui ancora giovanili. Per concludere questo viaggio, ci spostiamo sullo stretto di Messina, dove viene praticata un'antica tradizione di pesca al pesce spada con particolari imbarcazioni, le feluche. Una cosa su questa pesca ve la voglio dire. Questa è l'unica pesca selettiva al mondo. Qua tu prima di pescare un pesce lo avvisti, e se è un pesce piccolo lo lasci stare, se sottotaglia lo lasci stare. Noi da lassù avvistiamo di tutto di più, noi peschiamo solo quello che effettivamente ci interessa, il pesce adulto, pesce spada o tonno che sia. Ecco il segnale che un pesce spada è stato avvistato. Le feluche vengono governate dall'altissimo albero da dove si ha una perfetta visuale. Una volta avvistato, ha inizio l'inseguimento. L'arpionatore si prepara a colpire. Ha un solo colpo a disposizione, ma l'esperienza gli dona un'incredibile precisione. Ah!
Siamo lì. Si è detto. Questo tipo di pesca è utilizzato solo nello stretto di Messina, ma rimane un grande esempio di pesca sostenibile a chilometro zero, dato che gli esemplari catturati vengono in parte venduti al momento dello sbarco. Programmi di gestione e monitoraggio, come quello mostrato in questo documentario, sono ancora limitati a un ristretto numero di specie del Mediterraneo. La speranza è che presto questa attenzione venga estesa a tutte le specie ittiche di interesse commerciale, in modo da preservare una risorsa economica e di biodiversità così importante per il nostro mare.